Buonasera a tutti. Allora, oggi vediamo una simulazione d'esame, forse la prima che vediamo insieme, ed è su una simulazione che tra l'altro si tratta di una simulazione, e in particolare simuleremo degli eventi legati agli spostamenti delle biciclette per quanto riguarda lo sharing delle biciclette di San Francisco. Vi ho caricato sul registro del sito internet del corso il testo, il progetto di GitHub e in ultimo, purtroppo non avevo l'iconcina giusta, il file SQL con il database. Lo stesso che potete trovare anche nella sezione materiale e forse dovrebbe già avervene parlato un pochino il professor Corno. Allora, vediamo insieme l'esercizio. Si tratta di un tema d'esame del 2015. Allora, il testo chiede: si consideri il dataset messo a disposizione dal servizio di bike sharing nell'area di San Francisco. Il dataset contiene, nella tabella station, le informazioni sui punti di interscambio installati, caratterizzato ciascuno da un nome, dalle coordinate, il numero di posti bici disponibili e la città. Quindi in questa tabellina qua abbiamo un identificativo come al solito, la chiave della tabella, poi il nome della stazione, le coordinate e il numero di bici. Queste sono le informazioni che ci interessano. Poi, i viaggi compiuti con le biciclette sono rappresentati nella tabella trip, che registra la durata in secondi di ciascun viaggio, unitamente alle stazioni di partenza e di arrivo, data e ora di presa e riporto, e l'identificativo numerico della bicicletta. Quindi in quest'altra tabella abbiamo delle informazioni, quindi l'ID del viaggio, dello spostamento in bicicletta, abbiamo la durata, la ingrandisco un po' così forse la vedete meglio, abbiamo la durata, il tempo, la data e ora di inizio, ossia quando la bicicletta è stata presa dalla postazione, quando è stata riportata, l'identificativo della stazione di partenza e l'identificativo della stazione di arrivo, più altre informazioni. Attenzione che qui abbiamo due chiavi, abbiamo due colonne. In realtà ci interessa soltanto una, perché una volta che abbiamo l'identificativo possiamo benissimo ricavare il nome della stazione dall'altra tabella. Questo lo dico perché molto spesso capita che nelle tabelle ci siano delle informazioni duplicate e in tal caso conviene evitare di riportarle tutte quante in Java, quindi quando facciamo la query in Java evitiamo di prendere tutte le colonne, prendiamo soltanto le colonne che ci interessano, evitando duplicati, eccetera. Così risparmiamo anche tempo a scrivere codice. Quindi, come tutti i temi d'esame, abbiamo due punti. Nel primo punto si chiede: permettere all'utente di selezionare una data dall'interfaccia grafica ed elencare per ogni stazione il numero totale di trip in partenza da tale stazione nella data selezionata ed il numero totale di trip in arrivo nella stessa data. Le stazioni devono essere elencate in ordine di latitudine, partendo da nord e andando verso sud. Ed in caso in cui nella data selezionata non siano presenti i trip, indicarlo con un messaggio d'errore. Secondo punto, invece, si supponga di essere responsabile del servizio e di voler valutare attraverso una simulazione il bilanciamento ottimale dei posti disponibili. La data precedentemente inserita rappresenta il giorno da simulare. Tale giorno deve essere feriale, tra lunedì e venerdì, altrimenti la simulazione non deve essere effettuata. Si ipotizzi che all'inizio di tale giornata tutte le stazioni siano piene al K% della loro capienza massima, dove K è un valore tra 0 e 100 indicato dall'utente. Si simuli poi il traffico di biciclette tra le varie stazioni, senza tenere conto dell'identificativo della bicicletta, ma tenendo traccia solamente dell'occupazione delle stazioni. Quindi il simulatore deve calcolare due parametri, il numero di prese mancate e il numero di ritorni mancati, ossia vogliamo calcolare il disservizio. Quante volte l'utente si è recato in una stazione, un po' come l'Eltobike, quante volte ci capita di andare in una stazione dell'Eltobike e non trovare biciclette, quante volte invece siamo in bicicletta e ci capita di non trovare posto? A me molto frequentemente, non so a voi. Quindi potremmo, se funziona, poi glielo possiamo mandare il programmino così magari lo testano. Quindi, primo punto, si tratta semplicemente di fare una query al database e di visualizzare le informazioni, le
in modo corretto nell'interfaccia grafica, quindi non c'è grande elaborazione, il model è semplicemente, in questo caso sarà semplicemente un'interfaccia tra le informazioni nel database e le informazioni da visualizzare, poi nel controller. Invece nella seconda parte c'è un pochino di elaborazione perché dobbiamo creare una simulazione, e quello che forse non è molto chiaro è che, selezionata una data, dobbiamo considerare come eventi non degli eventi random, ma gli eventi relativi ai trip in quel giorno presi dal database. Quindi utilizziamo dei dati veri. Quindi faremo una query al database per ottenere la lista degli eventi, dei vari spostamenti in quel giorno, e poi dopo consideriamo che le stazioni siano piene al K% e vediamo se abbiamo bilanciato correttamente le stazioni o se è necessario che alcune stazioni siano più vuote di altre. Questa è l'idea del programma. Quindi vi ho caricato su GitHub il progetto di base, qui trovate il link, Babs simulazione. Quindi vi chiederei di importare prima il database SQL sul vostro server MariaDB o MySQL o altro, e poi di importare il progetto in Eclipse, così possiamo iniziare a svolgerlo insieme. Quando siete pronti possiamo partire. Sembrate già tutti pronti, quindi partiamo. Allora, nel progetto di base, come spesso capita anche all'esame, alcune classi sono già date implementate, così da evitare che perdiate troppo tempo per le operazioni più semplici. Io partirei dal DAO, dalla classe DAO, per vedere quali operazioni ci servono, quali informazioni possiamo estrarre dal database. Quindi, attualmente sono implementati due metodi. Un metodo ritorna una lista di tutte le stazioni possibili, e un altro metodo ritorna la lista di tutti i viaggi, di tutti i trip. C'è anche un metodo DAO, test DAO, che serve per testare le due query. Quindi avviamo il test DAO e vediamo cosa otteniamo. Allora, questa è la lista di tutte le stazioni dell'area di San Francisco. Poi adesso sta ancora calcolando e mi dice che abbiamo 315.000 viaggi. Quindi è un dataset anche abbastanza grosso. Ora vi chiedo innanzitutto, cerchiamo di fare l'esercizio insieme come se fossimo all'esame, quindi pensiamo anche alle varie possibili alternative su come è possibile risolverlo. E vi chiedo, quali altre alternative possiamo considerare per ottenere le informazioni che ci servono dal dataset? Quali strutture dati utilizziamo? In questo caso abbiamo due liste. Abbiamo delle alternative? Chi vuole dirmi una possibile alternativa? In questo caso qua abbiamo due liste, cosa avremmo potuto utilizzare al posto delle due liste? Delle mappe, sento. Infatti, quindi, molto spesso, quando abbiamo una tabella con un identificativo numerico, o comunque con un identificativo, come nel caso delle stazioni, può essere comodo, soprattutto se i dati sono molti, può essere comodo inserirli all'interno di una mappa. Ad esempio, in questo caso avremmo potuto inserire le stazioni in una mappa con un intero come chiave, dove l'intero era l'ID della stazione. In questo modo ottenere l'oggetto stazione è molto più veloce a partire dall'intero. Quindi la stessa cosa avremmo potuto farla per i viaggi, anche se guardando il testo del laboratorio non mi sembra che sarebbe stato poi particolarmente utile per lo svolgimento. Quindi direi, iniziamo dal controller. Approccio top down, vediamo di completare il primo punto. Nel primo punto viene chiesto selezionare la data, quindi ottenere la data che l'utente ha selezionato nell'interfaccia grafica e contare per quella data il numero di prese e il numero di
rilasci comunque il numero di biciclette prese, il numero di biciclette lasciate nelle varie stazioni in quel giorno. Quindi, per prima cosa, magari eseguiamo l'applicazione così vediamo quali sono i componenti grafici che abbiamo a disposizione. Vediamo che c'è questo elemento grafico che si chiama date picker, che permette di selezionare una data dall'interfaccia grafica, e questo oggetto date picker restituisce un local date. Quindi in doContaTrip possiamo fare local date ld uguale pick data.getValue. PickData.getValue restituisce il valore selezionato. In questo caso non abbiamo il problema che il valore sia nullo, perché nel metodo initialize già impostiamo una data, quindi inizializziamo l'interfaccia grafica come il primo settembre del 2013. Però attenzione che se questa istruzione non fosse presente, LD potrebbe essere nullo, avrebbe potuto essere nullo. Quindi in ogni caso io direi facciamo il controllo che, su LD, quindi se LD è uguale a null, io direi text result set text selezionare una data e poi aggiungiamo l'istruzione return per terminare l'esecuzione. Altrimenti chiediamo al model di restituirci le statistiche sulle bici che sono state prese e sulle bici che sono state lasciate. Quindi chiamiamo il model è già impostato perché nel main il model viene creato e settato nel controller, quindi abbiamo già a disposizione il model, quindi semplicemente model.getStats e gli passiamo LD. E quello che vorrei è una lista di oggetti che chiamo statistics, quindi vorrei una lista di oggetti statistics dove ogni oggetto statistics contiene il numero di biciclette prese, il numero di biciclette lasciate per una determinata stazione in un determinato giorno. Il giorno è specificato in LD, è una lista perché ho diverse stazioni, quindi ogni oggetto è relativo ad una stazione. Quindi creo una classe statistics, la sposto però nel model, okay. E questa classe statistics avrà tre campi: un oggetto stazione, station, avrà, e poi due contatori, quindi due interi, pick e drop. Siccome sono privati, creo come al solito i getter e setter. E creo anche un costruttore utilizzando tutti i campi. Ovviamente, come al solito, se avete domande non fatevi problemi a interrompermi in qualsiasi momento. Direi che non è necessario definire hashcode equals eccetera, perché non effettueremo operazioni di confronto di uguaglianza o altre. L'unica cosa che potrebbe essere utile è definire un confronto tra le stazioni, perché se vi ricordate
Nel test veniva richiesto che le stazioni venissero ordinate in ordine di latitudine, partendo dal nord e andando verso sud. Quindi una possibilità, perché innanzitutto nella classe station abbiamo il campo lat, quindi latitudine. Ovviamente se dobbiamo ordinarle andando dal nord verso il sud, vuol dire che devono essere ordinate in modo decrescente. Quindi nel metodo, nella classe statistics, implemento l'interfaccia comparable, perché come vi ricordo, quando vogliamo ordinare degli oggetti abbiamo sempre due possibilità, che è quello di utilizzare il metodo sort, ad esempio di collections, senza specificare un comparator, quindi utilizzando l'oggetto comparable, sfruttando l'implementazione di comparable. Altrimenti l'alternativa è quella di non implementare comparable nella classe degli oggetti che si vogliono ordinare, ma di definire sul metodo sort un nuovo comparator. Quindi abbiamo due possibilità: utilizzare il comparator in sort oppure utilizzare l'interfaccia comparable all'interno della classe degli oggetti che vogliamo ordinare. Ovviamente se implementiamo l'interfaccia comparable in statistics dobbiamo aggiungere il metodo compareTo, e questo metodo compareTo quello che fa, deve confrontare le due latitudini delle stazioni. Quindi return double.compare, quindi sfruttiamo il metodo compare di double, tra this.stazione.getLat e o.getStazione.getLat, dove con this identifico l'oggetto me stesso, mentre l'oggetto stesso, mentre con O è l'altro oggetto con cui viene fatto il confronto. Ok. Quindi, tornando nel controller, abbiamo definito l'oggetto statistics. Importiamo list. Adesso dobbiamo implementare questo metodo getStats nel model. Quindi il metodo getStats semplicemente dovrà fare una chiamata al database e ottenere in qualche modo per ogni fermata, per quel determinato giorno, il numero di volte in cui una bici è stata lasciata e il numero di volte in cui una bici è stata presa. Adesso vorrei chiedervi, secondo voi, qual è la migliore possibilità, qual è la migliore struttura dati che possiamo utilizzare per prendere questo tipo di informazione? Cosa facciamo? Facciamo tante query? Facciamo una query per ogni stazione? Facciamo una query unica utilizzando la group by? Ditemi un po' voi cosa fareste. Nessuna idea? Vabbè, allora abbiamo ovviamente due possibilità, come vi ho detto, almeno due possibilità. Una è quella di fare una query unica, quindi ci chiediamo, data una determinata data, per questa specifica data voglio contare il numero di prese per una stazione, per tutte le stazioni, raggruppando per, scusate, determinata, mettiamo come filtro, come unico filtro la data, quindi poi otteniamo una lista di stazioni e raggruppiamo per stazione.
e contiamo il numero di volte in cui la stessa azione compare. Quindi facciamo una group by e utilizziamo count. L'alternativa è fare invece una query su tutte le diverse stazioni, quindi per ogni, mettiamo come filtro non solo la data ma anche la stazione. Dimmi. Sì, perché il trucco della somma e della sottrazione funziona se sono interi. Non potrebbe essere un gas distinto. Sì, però se guardiamo i dati di trip, o scusa, di stazione, di station, vediamo che la latitudine è 37 in tutti i casi, quindi si trova come latitudine 37. Quindi se noi facessimo il cassa int sarebbero tutti quanti uguali, sarebbero tutti alla stessa latitudine. Invece noi dobbiamo sfruttare le differenze tra i double. È per questo che abbiamo utilizzato il compare, il metodo compare. Quindi direi, facciamo una query unica, scusate, facciamo diverse query, una per ogni stazione. E ci chiediamo per quella specifica stazione, in quella specifica data, quante biciclette sono state prese e quante sono state lasciate. Quindi prima di tutto ci serve sapere quali sono le stazioni, tutte le stazioni del bike sharing, del sistema di bike sharing di San Francisco. Quindi dobbiamo creare un metodo che ce le restituisca. Quindi list station, stazioni. Poi creiamo il costruttore di model dove creiamo un oggetto per accedere al database, quindi Babs DAO e nel costruttore lo inizializziamo. Poi creiamo un metodo get stazioni. Questo metodo all'inizio fa il controllo se stazioni è uguale a null. Se è uguale a null, allora Babs DAO chiama il database e otteniamo la lista di stazioni, quindi get all stazioni. Altrimenti semplicemente ritorniamo stazioni. Questo metodo che ritorna una lista di station implementa una sorta di cache, perché al posto che ogni volta chiedere al database tutte le stazioni possibili, le chiediamo una volta sola, le serviamo in un oggetto nel model, che è la nostra cache, e poi tutte le volte successive semplicemente andiamo a richiamare questo oggetto, l'oggetto stazioni. Quindi in statistics quello che dobbiamo fare, in getStats quello che dobbiamo fare è iterare sui vari oggetti stazione di questa lista. Quindi creiamo un for dove iteriamo sui oggetti stazione e poi getStazioni. Sono un po' veloce anche perché credo che queste cose le abbiate viste parecchie volte, quindi se avete domande comunque non fatevi problemi. Ora, per ogni stazione adesso voglio chiedere al DAO, per questa stazione, per questa data, dammi il numero di volte in cui una bici è stata presa e una bici è stata lasciata. Potrei fare un solo metodo, magari mi conviene però farne due per creare una classe DAO più pulita. Quindi Babs DAO get pick number e gli passiamo stazione LD.
e poi Babs DAO get drop number stazione LD. Con il primo metodo otteniamo il numero di biciclette che sono state prese in una determinata stazione per un determinato giorno, con il secondo metodo prendiamo il numero di biciclette che sono state lasciate per una determinata stazione per un determinato giorno. Salviamo questi in un oggetto int, semplicemente li salviamo in una variabile temporanea. E poi creiamo un nuovo oggetto statistics dove salviamo l'oggetto statistics, il costruttore prevedeva stazione pick e drop, quindi stazione picks drops. E alla fine di questo ciclo for vogliamo ritornare, ovviamente dobbiamo inserire tutti questi oggetti statistics in una lista, quindi creiamo una lista di oggetti statistics, li mettiamo in un array list, non ci sono particolari vincoli in questo caso dal punto di vista delle prestazioni, e quindi al fondo, dopo che abbiamo creato un oggetto statistics, lo inseriamo all'interno della lista stats. Stats.add stat e alla fine ritorniamo stats, importiamo ArrayList. Ok, tutto chiaro fin qui? Ci sono dei dubbi? Ok, quindi dobbiamo a questo punto implementare questi due metodi nel DAO, pick number, get pick number e get drop number. Quindi create method get pick number. Allora, int result return result. Poi copiamo dalla query precedente qualche pezzettino di codice. Con questa istruzione prendiamo l'istanza della connessione, creiamo la nostra query SQL. Quindi abbiamo detto che vogliamo con questa query il numero di biciclette per quella determinata stazione, il numero di biciclette prese per quella determinata stazione e data. Per semplicità proviamo a scrivere la query in un programma che si interfaccia direttamente con il database SQL e poi la copiamo in Java. Quindi devo lavorare con trip. Vorrei selezionare, ad esempio, per sapere il numero di biciclette prese per quella determinata stazione devo selezionare start date deve coincidere con la data inserita dall'utente, e devo selezionare anche, mettere un filtro anche su start station, in particolare sull'id start terminal. Quindi select start terminal, no, semplicemente mi faccio ritornare il contatore, il numero di volte in cui è stata presa. Quindi select count asterisco e rinomino questa colonna counter utilizzando as counter from trip where start date uguale a, mettiamo una data fittizia, 2013 9 28 8 29
Va bene. Si vede meglio? Sì. Spero. Quindi select count as counter from trip where date uguale a questa data qua and start terminal uguale a 2. In questo caso ci viene come risposta 5. È un po' piccolino, ma c'è scritto 5. Quindi copiamo, dubbi sulla query? Tutto chiaro? Copiamo la query in Java, in Eclipse. Una cosa che dobbiamo sostituire alla data il punto interrogativo e anche, anche un altro, dobbiamo anche mettere un altro punto interrogativo per poter specificare la stazione. Quindi copiamo il try catch dobbiamo impostare i due parametri quindi st.set set date 1 LD LD.to no, forse date. Non mi ricordo mai la conversione tra le varie date, scusatemi. Date.value of. Date.value of LD. Questa istruzione qua converte una local date in un oggetto date. E poi dobbiamo impostare invece il parametro relativo all'identificativo della stazione, quindi st.set int 2 virgola stazione.get station ID. st.execute query, ci aspettiamo un solo risultato, quindi rs.first siccome ci aspettiamo un solo risultato potremmo utilizzare rs.first ci restituisce semplicemente la prima riga della risposta. In alternativa possiamo anche, come di solito facciamo, fare rs.get int passandogli la stringa counter, perché abbiamo ridefinito la colonna del contatore come counter. E diciamo result uguale a rs.get int counter. Qui vediamo, ritorna il valore della colonna, se il valore in SQL è null, il valore ritornato è 0. Quindi se non ne dovesse trovare, ritorna 0, il result sarà pari a 0. Perché poi ci ricordiamo che tra le specifiche del testo veniva richiesto che se per quella particolare stazione non erano presenti non era presente nessun evento di presa, nessun evento di rilascio di una bicicletta, allora bisognava stampare un errore. Avete domande su questa query? Ora, se non avete domande,
l'altra query, quella opposta, direi che è identica, bisogna semplicemente copiarla e cambiare start date con end date. Quindi get drop number, select count as counter from tip, from trip where end date uguale punto end terminal, ok, uguale punto interrogativo. Quindi siccome abbiamo aggiunto due nuovi metodi del DAO, quello che consiglio sempre è di testarli. Il metodo più semplice per testarli è aggiungere delle righe di codice nella classe test DAO. Quindi creiamo una local date from, dov'era? Controller. Local date of, e mettiamo 2013 9 28, mi sembra che avessimo scelto prima 2013 8 29, e quindi ci chiediamo DAO punto get pick number stazione stations get 1, semplicemente sto prendendo il secondo elemento della lista delle stazioni che prima abbiamo ottenuto, e come local date ld. Visualizziamo questo numero per vedere, giusto per controllare che stia funzionando tutto quanto correttamente, e facciamo la stessa cosa con get drop number. Se abbiamo fatto tutto quanto correttamente dovrebbe funzionare. Inviamo il test DAO. In realtà commentiamo queste istruzioni perché abbiamo visto che sono un po' lente. Cosa mi sta stampando? Ah, sì, scusatemi, ho sbagliato il progetto, era questo qui. Allora, abbiamo un errore. Before start of result set. Error in database query. Allora, vediamo cosa abbiamo sbagliato nel DAO. Allora, mi dice Babs DAO Java 75. Result rs get int counter. Qualcuno di voi vede qualcosa di strano? Sì, hai ragione. Sì, perché altrimenti ovviamente non sta puntando a nulla, ok? Dovrebbe rs.first. Un attimo.
Ah, ok, RS. Sì. Non lo so se. Sì, era questo il motivo. Forse anche con first funziona, vediamo se è identico. Sì. Sì, bisogna dirgli di prendere il primo elemento del risultato, quindi si può utilizzare o RS first o RS next. Ok. Quindi eseguiamo di nuovo il test DAO. Ok, vediamo che per la fermata numero 3, direi, perché la seconda è il numero 3, quindi per la fermata numero 3 abbiamo 9 pick e 5 drop. Quindi tutto quanto dovrebbe funzionare correttamente, nel model non ci sono più errori, il controller ha quindi una lista di stats, di statistics. Adesso semplicemente devo iterare su queste statistics e per ognuna stampare il numero di pick, il numero di drop. Quindi, prima di questo però la ordino, faccio il sorting della lista, quindi collections.sort. Questo è quello che dicevo prima. Se vedete, collection.sort ha due metodi. Uno accetta soltanto la lista, quindi per ordinarlo richiede che sia stato definito, che sia stata implementata l'interfaccia comparable. Nel secondo caso invece accetta due parametri, il primo è la lista, il secondo è un comparator, quindi bisogna passare una classe comparator, che al suo interno definisce il criterio di confronto tra due oggetti. Perché esistono questi due metodi? Perché il primo è utile nel caso in cui abbiamo un solo criterio di ordinamento, il secondo è utile nel caso in cui dobbiamo definire più criteri di ordinamento. Ad esempio, nel punto 1 viene chiesto ordinali in modo decrescente a seconda della latitudine. Nel secondo punto invece viene chiesto ordinali in modo decrescente secondo il nome. Quindi in questo caso è utile avere dei comparator. Utilizziamo il primo perché dobbiamo semplicemente ordinarli con la latitudine decrescente, quindi facciamo collection.sort stats. Iteriamo con un classico ciclo for sugli oggetti stats, quindi statistics, statistics, stat. Text result.append string.format, diciamo il nome della fermata, il numero di pick, il numero di drop. Stat.get stazione.get nome, poi stat.get pick, stat.get drop. Che si lamenta? Ah, perché txt result. Prima di tutto questo direi append text. Grazie. txt result punto, inizio, prima di tutto faccio un txt result punto clear giusto per eliminare tutto quanto i possibili messaggi di errore precedenti. L'unica cosa che devo fare è aggiungere il controllo qui nel caso in cui il numero dei pick o il numero dei drop sia pari a 0. Quindi if stat.get pick
uguale uguale a 0, txt result.append text, string.format, diciamo stazione %s con 0 pic. Warning. E qui smettiamo stat.get stazione.get name. Altrimenti stampiamo correttamente tutte le informazioni. Dovremmo fare il controllo anche sui drop, ma ve lo lascio perché tanto è molto semplice. Ok, controlliamo che tutto quanto funzioni. Qua possiamo mettere per sicurezza un minore uguale a 0. Quindi selezioniamo il 28 molto probabilmente non vedete l'output perché è piccolino, però sembra aver funzionato perché abbiamo una lista di stampe e su ogni riga viene stampato il nome della stazione, il numero di pic e il numero di drop. Perlomeno sembrano coincidere con i risultati di prima. Abbiamo anche dei warning, infatti viene scritto stazione, in questo caso Ryland Park con 0 pic. Una cosa che ci siamo dimenticati è di mettere il backslash n al fondo di questo errore. Avete delle domande su questo primo punto? Comunque l'unico consiglio che mi sento di darvi è, dopo aver letto il testo con calma, pensate qualche minuto alla struttura dati più semplice da utilizzare, perché scegliere la struttura dati corretta potrebbe semplificarvi notevolmente il lavoro, magari non al primo punto ma al secondo punto. Quindi pensate a come strutturare il programma per ottenere tutte le informazioni di cui avete bisogno scrivendo il meno codice possibile. Un altro consiglio è quello di selezionare quali campi portare in memoria, perché molto spesso può capitare che nelle classi, nei Java Bean che vi forniamo, ci siano tutti i campi. Questo però vi richiede un sacco di tempo perché dovete fare l'associazione tra le informazioni nel database e i campi. Funziona tutto? Non si sa. Questo potrebbe darvi dei problemi perché perdete un sacco di tempo per fare l'associazione tra le informazioni in SQL e i Java Bean. Quindi cercate di, ad esempio in Station, in questo caso, io ho semplicemente riportato i 5 campi più interessanti, che sono Station ID, Name, Latlon e DocCount. La stessa cosa ho fatto in Trip, ho eliminato alcune informazioni che non avremmo utilizzato. Un'altra cosa che vi faccio notare è, in Station non abbiamo l'informazione sulla data perché non la utilizziamo, ma nel caso in cui avessimo voluto utilizzarla avremmo utilizzato un local date. Questo perché in SQL avevamo un tipo date, invece in trip abbiamo un date time, e per questo motivo nel Java Bean di Trip abbiamo utilizzato come variabile Java, una variabile Java, un oggetto Java di tipo local date time.
Per il resto è tutto molto semplice. Quindi, come impostare il secondo punto? Abbiamo detto che, ritornando al testo, vogliamo ottenere delle statistiche per vedere se abbiamo dimensionato correttamente le nostre stazioni, quindi abbiamo un numero corretto di posti per offrire il miglior servizio possibile. Quindi l'utente seleziona una data e, a differenza di prima, dobbiamo soltanto aggiungere il controllo che questa data si riferisca a un giorno feriale, quindi un giorno compreso tra lunedì e venerdì. E poi inserisce un valore K tra 0 e 100, dove K rappresenta quanto ciascuna stazione è piena. Non si fa distinzione sulle varie stazioni, si dice che tutte le stazioni sono piene al K per 100. Ovviamente K sarà un double, sarà un valore reale, invece poi dovremo fare il cast a int, perché ovviamente il numero di postazioni sono discrete. E per effettuare invece la simulazione abbiamo bisogno dei dati reali, quindi abbiamo bisogno dell'elenco dei trip, degli spostamenti di ciascuna bicicletta su quel giorno, quindi abbiamo bisogno di una nuova query. Quindi direi, cerchiamo di impostare con l'approccio top down che abbiamo visto più volte il secondo punto, dimmi. Ah, certo, certo. Un attimo soltanto, perché sono slegati quello che vi ho messo, fammi pensare come posso fare. Ok, dovrebbe aver funzionato. Fatemi sapere se avete problemi. Ok, quindi abbiamo detto che in DoSimula abbiamo bisogno di prendere queste due informazioni, una relativa alla data e l'altra relativa al valore reale K. Quindi, come prima, copiamo le stesse istruzioni di prima. Cancelliamo la text area da possibili messaggi errori o risultati precedenti. Prendiamo il valore della data, controlliamo che non sia nullo. In questo caso però dobbiamo aggiungere anche altri controlli, ossia la data non deve riferirsi a un giorno, festivo, ma soltanto un giorno feriale inteso come lunedì, dal lunedì al venerdì. Dimmi. Sì, in questo progetto non sto utilizzando il connection pool, quindi non lo sto utilizzando, no, perché sto utilizzando MariaDB e il mio computer è molto vecchio, quindi va anche molto lento. E
È possibile che però sia MariaDB il problema. Ok, magari nella versione poi definitiva, quella che metto come soluzione, sostituisco la classe connection con il connection pooling. Prego. Quindi dobbiamo effettuare diversi controlli. In particolare ld.get c'è un metodo che restituisce il giorno della settimana, day of the week. Restituisce di tipo c'è proprio una enum che è chiamata day of week che specifica diversi valori da Monday a Sunday. Quindi quello che dobbiamo fare è controllare che il valore selezionato non coincida con Sunday e Saturday. Quindi get day of the week uguale a day of week punto Saturday o Sunday. Quindi semplicemente se l'utente seleziona, se non seleziona una data, se seleziona un sabato o una domenica, riceve un messaggio di errore con su scritto selezionare un giorno feriale. E poi return per evitare di continuare l'esecuzione. Poi creo un oggetto per la simulazione, quindi definisco simulazione uguale new simulazione. Su questo oggetto simulazione vorrei fare due cose, ossia prima caricare i vari trip, i vari spostamenti e poi avviare l'esecuzione, quindi posso dire simulazione.load trips, simulazione.run simulazione. Collect results. Quindi sto definendo dei metodi e delle classi sempre con l'approccio top down, adesso poi pian piano andremo a definirle. Quindi per prima cosa creiamo una classe simulazione nel model. Una caratteristica di tutte le simulazioni è quella di avere al loro interno il concetto di evento, che quindi è necessario anche creare una classe di tipo evento. Possiamo crearla come un'altra classe, come tutte le altre, oppure come una classe annidata. Consiglierei in questo caso di crearla come classe annidata anche perché la visibilità sulla classe evento è limitata alla classe simulazione. Quindi direi, se siete d'accordo, creiamola come classe annidata, quindi private class event, che implementa comparable, perché ovviamente in questo caso gli eventi devono essere confrontabili tra loro, perché esiste il concetto di tempo, quindi implements comparable event. Cosa definisce quindi la classe comparable? Comparable. Quindi a parte il metodo compare to, quali altre informazioni dobbiamo salvare all'interno della classe evento? L'evento è relativo all'azione di un utente di prendere o lasciare una bicicletta. Quindi quando l'utente si reca ad una stazione di bike sharing, tenta di prendere la bicicletta. Quindi abbiamo il tipo di evento.
Poi abbiamo di sicuro il concetto di orario, perché qual è il momento in cui l'utente va a prendere la bicicletta o va a lasciare la bicicletta? E questo sarà anche utilizzato poi per ordinare i vari eventi. Quindi local, date, time. Local date time. Poi, di sicuro un evento è legato ad un trip. Quindi avremo anche l'informazione su qual è il trip a cui si riferisce. Qual è lo spostamento. Quindi aggiungiamo i diversi tipi di eventi, quindi private, enum, event type, due tipi di eventi, pick e drop, e poi importiamo local date time. Fin qua mi seguite tutti? Ci sono dei problemi? Quindi, nella classe simulazione di sicuro avremo una priority queue. Quindi definiamo una priority queue. Che poi inizializziamo nel costruttore di simulazione. Ovviamente dobbiamo specificare il tipo di oggetto che andremo a inserire e inseriremo oggetti tipo event. La importiamo. Poi, come abbiamo detto, se vi ricordate, nel controller abbiamo definito un metodo load e un metodo run. Quindi implementiamo entrambi i metodi public void run public void load e poi alla fine un metodo public public collect results che mi deve restituire due informazioni, ossia quanti sono stati gli eventi in cui un utente si è recato in una stazione di bike sharing e non ha trovato una bici, quante volte invece era sulla bici e non gli è stato possibile lasciarla. Quindi la classe SimulationResult al suo interno avrà due interi, uno relativo a ciascuna informazione. Quindi creiamo una nuova classe, SimulationResult. E al suo interno utilizziamo, dobbiamo settare, avere due variabili, due contatori, che chiamiamo number of pick miss, quindi numero di prese mancate, e poi l'opposto number of drop miss. Li definiamo privati, entrambi, e poi su questi definiamo i getter e setter.
anche in questo caso qua non è necessario definire hashcode, equals, eccetera. Invece sulle classi station e trip molto probabilmente non ci serviranno, però mi sentirei più sicuro a ridefinire hashcode e equals per evitare problemi futuri nel caso in cui magari vogliamo a un certo punto cambiare la struttura dati e passare ad una mappa. Quindi ricordatevi sempre di controllare in tutte le classi, anche quelle che vi passiamo, se sono correttamente implementate. Quindi generate hashcode equals, nel caso della station, siccome c'è uno station ID, un ID, definirei equals hashcode su questo ID, e nel caso del trip, anche in questo caso esiste un ID, quindi ridefinirei hashcode equals su questo ID. Infine, visto che ci sono, ridefinisco anche il metodo toString per il trip. Come getStartStationID più getEndStationID e la durata, getDuration, e invece ridefinisco il toString di station semplicemente con il nome della stazione. ToString, sì. In questo caso aggiungere override aiuta, perché segnala l'errore. Grazie. Come vedete, utilizzare questa annotazione override è utile, perché quando uno lo ridefinisce, se dà il nome del metodo sbagliato, Java, Eclipse se ne accorge e segnala un errore già in fase di scrittura del codice, quindi non alla runtime. Questo è il motivo per cui conviene sempre utilizzare tutti gli shortcut che Eclipse fornisce per creare, ridefinire i vari metodi. Quindi eravamo nella simulazione, abbiamo detto, tutte le simulazioni hanno dei pezzetti in comune, un po' come hanno una struttura in comune, un po' come abbiamo visto nella ricorsione, dove c'era un altro pattern comune a tutti gli algoritmi ricorsivi. In questo caso c'è sempre il concetto di evento, c'è sempre il concetto di coda, c'è sempre il concetto di tipo di evento, c'è una fase in cui si caricano gli eventi, c'è una fase in cui la simulazione viene eseguita e una fase in cui si prendono i risultati. Quindi la struttura è sempre la stessa e potete crearvene una e direi magari portarvela all'esame già pronta. Semplicemente il nome della stazione. Quindi di sicuro nella simulazione avremo un oggetto di tipo simulation result. Che inizializzo nel costruttore. Inizializzare, creare delle variabili globali all'interno della classe e inizializzarle nel costruttore è utile, perché nel caso in cui facessi più simulazioni semplicemente devo creare un nuovo oggetto e sono sicuro che venga inizializzato. Quindi facendo una nuova simulazione sono sicuro che tutta la struttura dati viene rinizializzata. Anzi, tutte le strutture dati vengono rinizializzate. Quindi il primo passo è caricare gli eventi all'interno della coda.
perché poi questi eventi andranno processati. Per caricare gli eventi però devo prima ottenere questi eventi e quindi di nuovo devo aggiungere un metodo nel DAO per ottenere la lista di eventi per una determinata giornata, che è quella selezionata dall'utente, per una determinata data selezionata dall'utente nell'interfaccia grafica. Quindi nel controller abbiamo detto che abbiamo creato la classe simulazione, quell'errore, non ho messo il costruttore pubblico. Ovviamente se non aggiungo l'identificativo public, il costruttore di simulazione diventa privato e quindi non posso chiamarlo. Questo serve ad esempio quando voglio creare un pattern singleton, dove voglio una sola istanza di una classe in tutto il mio programma. Quindi devo ottenere questa lista di trips. Quindi posso fare list trips uguale a model.getTrips for day e gli passo la local date. Quindi creo un nuovo metodo nel model che mi restituisca la lista dei trip per quel giorno. In realtà, pensandoci bene, avrei potuto delegare tutta questa parte al model, quindi avrei potuto dire al model di far partire la simulazione e poi semplicemente chiamare il metodo collectResult, perché è brutto far sì che il controller abbia questa visione sulla struttura interna del programma. Quindi volendo farlo meglio si potrebbe spostare tutta questa parte nel model. Adesso però non manca tantissimo, quindi direi lasciamola così e vediamo di andare avanti. Quindi nel modulo implementiamo questo metodo, getTripsForDay. Semplicemente questo metodo non è nient'altro che un'interfaccia con il database, quindi semplicemente chiamerà un metodo corrispondente nel DAO. Quindi bubsDAO.getTripsForDay e gli passiamo localDate LD, scusate. Anche in questo caso di nuovo implementiamo questo metodo nel DAO. Come molto simile a getAllTrips, copiamo il codice di getAllTrips, perché quello che dobbiamo fare è semplicemente aggiungere una clausola nel where, in modo tale che i risultati siano filtrati sulla data. Quindi select asterisco from trip where date sto pensando al tipo al tipo di dati che ci interessano, perché noi vorremmo poter distinguere tra i peak e i drop. Però questa informazione, un attimo, vediamo se forse non ci interessa aggiungere questa informazione qui, perché siccome la classe trip ha comunque l'informazione sulla start date e sul end date, posso fare questa separazione successivamente. Allora, l'idea era questa: dobbiamo chiedere al database la lista dei trip, quindi i dati da inserire nella nostra simulazione. Però abbiamo un problema: nella nostra simulazione noi distinguiamo i peak dai drop, cioè distinguiamo il momento in cui l'utente va per prendere la bici o va per lasciare la bici.
E quindi mi stavo domandando, è meglio creare due metodi separati nel DAO, uno che prenda la lista degli eventi relativi al peak e uno che prenda la lista degli eventi relativi al drop, oppure semplicemente prendi tutti gli eventi per quella data e poi fare questa distinzione successivamente? Magari è meglio fare due metodi distinti già nel DAO, quindi get trips for day peak e poi get trips for day drop. Così la differenza è che get trips for day peak semplicemente utilizziamo start date come filtro, mentre nell'altro utilizziamo end date come filtro. È tutto chiaro fin qui o ci sono dei dubbi? Se avete problemi veramente chiedete. Quindi per ricapitolare, devo caricare, ancora una volta, devo caricare degli eventi all'interno della coda. Ho due tipi di eventi, quelli relativi al peak e quelli relativi al drop. Ho deciso di fare due query separate, una per ottenere tutta la lista dei trip relativi ai peak, una per la lista dei trip relativi al drop. Ovviamente entrambi sono filtrati sulla data. La differenza è che utilizzo due filtri diversi, uno è solo il primo per avere i peak, utilizzo lo start date e l'altro l'end date. Quindi a questo punto devo cambiare nel controller, devo cambiare nel model, non avrò più soltanto il metodo get trips for day, ma avrò get trips with peak for day, e quindi get trips for day peak nel model, e poi avrò il metodo get trips with drop for day e get trips for day drop. Adesso la scelta dei nomi è discutibile, scusate, ma è soltanto una nomenclatura che ho scelto io. Quindi nel controller ottengo trips peak trips drop e quindi avrò due metodi load, non avrò soltanto più uno, avrò load peak e load drop. Tutto chiaro fin qui? Semplicemente ho dovuto creare due metodi nel DAO, due metodi nel model e aggiungere un po' di codice nel controller in modo tale da ottenere tutte le informazioni necessarie e poi dopo aggiungerle, passarle alla classe simulazione per aggiungerle nella nostra coda. Quindi passando alla classe simulazione abbiamo detto che devo definire due metodi, load peak e load drop, load drop lo facciamo dopo, semplicemente quindi for trips, quindi per tutti i trip che prevedono un peak, quindi che prevedono che l'utente prenda la bici,
devo creare un evento di tipo pick e aggiungerlo alla coda. Quindi pt priority queue.add new event, questo event avrà un un trip, sarà di tipo event type punto pick e avrà un local date time pari a trip punto get start date, e credo che non ci servano altre informazioni, in caso le aggiungiamo successivamente. Ovviamente dobbiamo definire il costruttore di event, quindi public event, event type type, local date, local date time date time e trip, quindi this.type uguale type, this.localDateTime uguale dateTime, this.trip uguale trip. Qui semplicemente, vabbè, lo facciamo dopo, non confondiamoci. La stessa cosa dobbiamo fare per gli eventi di drop, quindi aggiungiamo anche i drop, load drop. New event, event type drop. E qui dobbiamo sostituire a start date get end date. Ultima cosa che dobbiamo fare tra le varie inizializzazioni è anche dire che ciascuna stazione ha a disposizione un numero determinato di posti che è pari alla percentuale che abbiamo scelto. Quindi nel controller dobbiamo prendere il valore k scelto dall'utente, che era slider k, quindi double, double k uguale slider k punto get value e lo dividiamo per 100 e facciamo anche il cast a double. In questo modo dovrebbe, se non mi ho sbagliato nulla, dovrebbe restituirci un double, perché get value restituisce un intero tra 0 e 99, credo. Lo dividiamo per 100 perché vogliamo un numero reale tra 0 e 0,99 e questo valore lo chiamiamo k. Quindi come ultima inizializzazione dobbiamo fare simulazione.load stations e gli passiamo il parametro double k, che è il fattore di carico di ciascuna stazione. Quindi in simulazione public void load stations double k sarebbe utile che passassimo al model la lista di tutte le stazioni e passassimo, scusate, alla simulazione la lista di tutte le stazioni. Quindi oltre a double k gli passiamo anche model.get stazioni come secondo parametro. Quindi, vi chiedo, non riusciremo a completare, credo, tutta la simulazione oggi
e quindi evitiamo di andare di fretta perché tanto ci rivediamo lunedì, nella seconda ora di lunedì. Vi chiedo, quale struttura dati scegliereste per memorizzare per ogni stazione il numero dei posti disponibili? Contate che per ogni evento che dobbiamo processare ci chiediamo qual è il numero di posti disponibili o di posti occupati, quindi è un'operazione che dobbiamo fare frequentemente. Potremmo ad esempio creare una mappa tra stazioni e integer dove la chiave è la stazione e il valore è l'intero sia il numero dei posti occupati o il numero dei posti liberi. Quindi in load station semplicemente riempiremo questa mappa, possiamo riempire questa mappa con tutte le stazioni disponibili e per ogni stazione andiamo a prendere la K percentuale dei posti che quella stazione prevede e li inseriamo come valore nella mappa. E in ultimo concludiamo. Nel metodo run che cosa vogliamo fare? Cosa vogliamo? Sono veramente pochissime istruzioni ma non voglio farle di corsa adesso. Nel metodo run cosa dobbiamo fare? Cicliamo come al solito sulla priority queue fino a quando la priority queue non si svuota. Per ogni evento che prendiamo dobbiamo chiederci di che tipo è. Se è un evento di tipo peak, questo vuol dire che l'utente si sta recando in una stazione e vuole prendere una bicicletta. Quindi, se per quella determinata stazione non ci sono più posti, aumenteremo il contatore dei peak miss. Se invece si sta recando, se invece è un evento di tipo drop, e quindi si sta recando in una stazione con la bicicletta, ci chiediamo se ci sono dei posti liberi. Se non ci sono dei posti liberi, aumentiamo il contatore dei drop miss. Quindi sono proprio due istruzioni da aggiungere. E alla fine, nel metodo simulation collect result, restituiamo l'oggetto simulation result, che è quello in cui andiamo ad aggiornare i due contatori relativi ai miss del peak e ai miss del drop. Avete qualche domanda sulla struttura? Vi consiglio, se potete, magari nel weekend o comunque in questo fine settimana, di cercare di concludere anche voi da soli la simulazione, così poi lunedì, se abbiamo dei dubbi, li vediamo insieme. Avete delle domande? Allora vi auguro buona serata.